scrivendo il cui nome su Google escono quanti? Sono 36.000, 36.000 62.000 contenuti adesso perso. Più i contenuti, ah, non siamo aggiornati qua, eh? No, molto bene. Ma ricordiamo che nella riabilitazione di chi passa dal carcere c'è anche il recuperare, insomma, la propria titolarità. L'altra cosa curiosa, che forse non tutti sanno, ma dopo questa introduzione forse hanno capito cos'è, è che di fianco al tuo nome nel cartellone c'è un numero, 1286. Vuoi spiegare ai nostri astanti cosa significa quel numero? 286 giorni corrispondono a 3 anni, 6 mesi, 8 giorni. Il calcolo è giusto perché non sono stato, no, ho avuto un piccolo battibecco con la Procura Generale perché nel 2016 io non sono stato scarcerato il 28 febbraio e rincarcerato il 1 marzo, quindi ci sono due bisestili. Sono 1286 giorni che ho passato in carcere. Tra l'altro, siccome dico delle cose, sono stato in tre carceri. Se faccio dei riferimenti non è detto, sono più noto perché ho trascorso gran parte della mia carcerazione a Busto Arsizio, ma non sono stato solo lì, quindi se faccio dei riferimenti. Il 24 luglio 2019, io quel giorno non c'ero perché ero in giro in pellegrinaggio, che cosa succede? Non tanto in tribunale, quello lo sappiamo, che è stato assolto. Quando rientri in via per Cassano Cittadina, come ti ha accolta la popolazione detenuta? Sono entrato tardi, molto dopo. Se non erro, qui è presente l'ispettore che era di sorveglianza quella sera, ma non facciamo nomi, la non ce la cantiamo, ma secondo me qui presente se lo ricorda. No, sono stati i miei confratelli sono stati commoventi. Ricordo che mi fu detto, però insomma, non salire, non facciamo le battiture perché mi hanno applaudito. Poi il capoposta ha chiesto il permesso, ho potuto salutare nella sezione di fianco, passare allo sportello amico, lì dovevo lasciare dei documenti, prendere delle cose mie. Sono salito, ho potuto salutare. L'ultima immagine che io ho proprio questa, no? Era 10 dopo la chiusura, quindi queste persone che si affollano in un cancello così per salutarti. È proprio l'ultima immagine che ho. Io una volta, era forse non so se il tuo compleanno o un giorno in cui c'era qualcosa, e una persona che era nella tua sezione, un ragazzo giovane, aveva voluto leggere una preghiera dei fedeli durante la Santa Messa, che terminava gridando, voleva terminare gridando, Binda innocente, Binda innocente, Binda innocente. Gliel'ho proibito perché non mi sembrava opportuno, insomma, no? Tu che sensazione avessi dello sguardo delle persone attorno a te? Perché penso che per te sia sempre stata una grande prova nelle relazioni il chi in una qualche misura riconoscesse, sentisse la tua innocenza e chi no. Questa è una cosa fondamentale, perché io sono stato incarcerato, ma con un certo tipo di accuse. Tutti gli omicidi sono brutti, ma quello di cui ero accusato io è di quegli omicidi che disturba. È brutto. E anche in certi codici interni al carcere questo non è tollerato. A me è andata bene, infatti io una delle cose che temevo era un ulteriore trasferimento perché dopo l'anno a San Vittore a Busto ero Stefano Binda a cui sono capitate delle cose. Trasferito a quel punto sarei stato un ergastolano appellante e da lì recuperare lo spazio per ridiventare quello che sei, un minimo, qualcuno davvero ti chiami per nome, è veramente duro. E all'inizio le varie sezioni, ma bisogna rendersi utile, c'è tutto è un bisogno, c'è un aspetto per cui la storia della civiltà per certi versi è una storia di emancipazione dei bisogni in quanto tali, no? Perché siamo uomini, perché siamo desideranti, non solo bisognosi. Il carcere riduce, adesso sono, ma non solo i diritti, il minimo lo riduce a un bisogno, no? Il bisogno non è una velleità, piccolo borghese, il bisogno ha una sua
una sua ferocia, il bisogno, quelli che fanno i soccorritori in mare lo sanno, bisogna assumere una certa postura, perché quello ti tira sotto, bisogna una verità, una ferocia. Voler essere disponibile al bisogno dell'altro, senti addosso una pressione. Quindi all'inizio le sezioni è un clima generale, poi dietro le spalle te ne dicono di ogni colore, no? Indubbiamente. Ma il problema è che il clima generale è determinato da quelle due o tre sezioni che fa l'altro, ci serve tutta una questione che specchiano un po' il territorio. Io questo l'avevo ottenuto, questo ha creato uno spazio per cui si sono anche creati dei legami che sono davvero inenarrabili. Una delle cose che a me ha colpito molto quando sono stato rilasciato, una sorta di sindrome del sopravvissuto, quasi un vissuto di colpa, una roba come trincea del carso, no? L'idea che hai condiviso con persone di cui non è che ti occupi che storie hanno, perché sono lì, no? Ma c'è, no? Questa idea che in qualsiasi momento si parte il fischietto, c'è la carica, si va proprio al massacro, sei a petto nudo con le mitragliatrici, si va al massacro. Condividere questa cosa, e a un certo punto tu vai e c'è quella cosa, gli occhi tra le sbarrano proprio quelli ovviamente contenti che io me ne andassi, ma con quel calcolo, perché sono legami davvero molto più del... Infatti io non è che ho trovato grandi amici, ma proprio dei fratelli. Avete presente i fratelli? Si può anche perdersi di vista. Ci sono cose, persone che non avrei mai incontrato se non le avevamo stili di vita diversi, ma ci sono dei legami davvero, davvero inenarrabili.